Buonasera a tutti ragazzuoli, dunque il weekend è praticamente finito, per cui eccoci di nuovo qui. Allora, andiamo un attimino intanto domani se c'è qualcosa di cui dobbiamo preoccuparci. Sembra di no, non c'è niente di che, abbiamo un po' di qualche CPI proprio alle 10, ma comunque roba che non dovrebbe darci problemi. Un po' la musica. Ok, dunque, allora andiamo a vederci Gigi. Io farei che fare un bel cancellone di tutto. Andiamo da zero, così controlliamo la mensile che è a metà praticamente. E poi scendiamo come al solito. Andiamo a dare un occhio. Dunque, la cosa importante da notare è: beh, intanto, come vediamo benissimo, questa candela mensile è partita a inizio giugno, è andata bullish, non ha creato nessun minimo per il momento e ha rotto tutti i massimi precedenti. Ed è arrivata fino a tappare praticamente quasi 140, 139,8, 139,7. Siamo giù di lì, giù di lì, scusa, si vede benissimo. Sì, facciamo 800, va. Giusto per segnare un massimo, che non è che non dovrebbe servirci, però segniamocelo, anzi, 800 è anche troppo in alto. Facciamo così, è buono. Allora, qui abbiamo il minimo del mese scorso, di maggio, che abbiamo qua giù, 129, poi andrei a segnarmi questa resistenza qui, che è una resistenza mensile, la segno perché la candela, dunque settimanale, ha chiuso al di sotto della resistenza mensile. E questo potrebbe essere un indicatore. Ok, quindi andiamo a segnarci bene, secondo me. Poi magari dopo, scendendo di time frame, andiamo a modificare i vari livelli. Adesso ci facciamo un'impronta generale, diciamo, qui è dove siamo, tra virgolette, nati questa settimana. Potrei mettere 700 anche qui, vediamo se non va troppo su. Sì, forse un pelino troppo su, vabbè, lasciamolo qui, poi dopo correggiamo. Ed ecco la candela weekly. La candela weekly potrebbe aver costituito praticamente un fake out. Quello che vi dicevo prima, no? Questo qua era il livello della nostra resistenza mensile. Settimana scorsa siamo andati molto bullish fino al di sotto, eccolo qua. Ne avevamo parlato settimana scorsa di questo livello qui. Quindi vedete che poi quando scendiamo di time frame andiamo sempre a correggere. Questo livello qui l'abbiamo rigettato, adesso abbiamo chiuso praticamente al di sotto di 135, diciamo, che è il nostro livello di resistenza formato da questa resistenza qui. Che è un livello importante perché ci abbiamo chiuso proprio al di sotto di netto, abbiamo chiuso bene al di sotto. Quindi è uno scenario molto, diciamo, tra virgolette, veloce da poter. Allora, sto selezionando un attimo la biro qui, un secondino di pazienza, inquadrato, ok. Quello che potrebbe verificarsi la prossima settimana è quello di creare una wick bullish qui e poi proseguire con il fake out bearish, ok? E avere un'altra candela di questo tipo che appunto vada a fillare almeno il minimo della settimana che abbiamo iniziato. Sono già una marea di punti, sono tantissimi. Abbiamo più di 200 punti di range, 250 qui, poi vabbè, passiamo fino giù, ne abbiamo 500 all'incirca. Questo è uno scenario che può essere interessante, però andiamo a vedere a time frame più basso, appunto, dov'è la gomma? Eccola qui. Andiamo a vedere un attimino a time frame più basso quello che c'è da vedere. Andiamo sul daily. Allora, la nostra candela daily, dunque, come vediamo bene, è tornata al di sotto di questa zona sulla sinistra, abbiamo questo range. A sinistra, qui abbiamo una bella resistenza, cioè supporto, chiamiamolo ormai, però molto, a mio avviso, oltre a 700, perché c'è anche questo livello qui a sinistra, quindi un pelino più in alto. Ok, così non dovremmo avere problemi. Molto bene. E abbiamo sostanzialmente questo range qui, dove sulla sinistra abbiamo il nostro traffico libero, questo qua è sempre daily, abbiamo il traffico libero, abbiamo già creato questo massimo qui, poi abbiamo rigettato, siamo andati a rompere i minimi, poi abbiamo chiuso bearish e adesso potremmo continuare in questa zona qui, andando fino al nostro supporto, la zona di queste week. Come abbiamo già visto, il range è grande,
200-250 punti. Ok, per cui vediamo adesso, scendendo ulteriormente di time frame, se abbiamo qualche altro livello chiave sull'H4 o sull'H1. Nel frattempo le zone che si stanno liberando sono, come vedete, questa bullish, perché abbiamo tutto questo traffico libero, e quella bearish. Il movimento che abbiamo intrapreso è quello bearish, il trend bearish, per cui la direzione più chiara dovrebbe essere questa qui. Però appunto andiamo un attimino a vedere tutto quello che abbiamo. Abbiamo intanto un po' di supportino qui ad H4, dove si è formato però durante Asian, praticamente non mi fa mai impazzire quando si forma durante Asian, voi lo sapete. Allora, qui le 5, qui le 9, questo è sicuramente un livello importante, ma ce lo andiamo a vedere tra un attimo. Rimaniamo un secondo ancora sull'H4, vediamo che abbiamo iniziato il nostro bel trend bullish qui sulla sinistra, e adesso stiamo sostanzialmente, allora siamo partiti da qui, abbiamo fatto un nuovo minimo qui, poi siamo andati su, qui abbiamo fatto, mamma mia, questo disegno annuale, cambiamo colore e ripartiamo, che non mi piace così. Forse mi studio la si vede un po' di più. Ok, siamo partiti da qui in basso e non si vede tanto anche questo, prendiamo il rosso e vabbè, e via. Da qui in basso siamo andati giù, abbiamo fatto il nostro nuovo minimo in questa zona, abbiamo rimbalzato qui. In questa zona qui abbiamo fatto un po' di ranging, vedete che abbiamo fatto un po' di ranging, poi abbiamo avuto la rottura della nostra resistenza. Dopo la rottura è iniziato un trend praticamente senza retest, proprio diretto dall'inizio del mese, che è quello che vi dicevo, senza creare down week, l'inizio del mese è qui, questo qui, e siamo andati tutti tutti bullish, senza respirare, solo si è creato un po' in questa zona qui, un po' di consolidamento, ok, niente di grave, abbiamo fatto questo minimo che probabilmente ha cacciato fuori un bel po' di gente che era in buy, e poi abbiamo ancora proseguito ulteriormente, arrivando fino praticamente quasi a 140. Sono 139. Abbiamo trovato difficoltà a sfondare questa zona qui, ok, lo vediamo tranquillamente, poi è iniziato il nostro trend bearish, tac tac, nuovo minimo sotto quello di prima e abbiamo proseguito qui, ok. Cosa è successo? Che qui durante Asian, tre giorni fa, penso fosse giovedì notte, abbiamo rigettato il nostro livello, siamo tornati sopra il livello chiave che abbiamo qui di 135. Abbiamo formato un'altra resistenza, adesso stiamo proseguendo. A rigor di logica, cosa dovremmo vedere per poter continuare il trend bearish? Dovremmo vedere una rottura di questo minimo. Ok? Per cui rompessimo questo minimo, qui dovremmo ritestarlo e avere questo bel range che saranno sicuramente meno di prima, ma secondo me 70-80 punti ci sono tranquillamente, anzi ce ne sono addirittura 100. Questa rottura di questo minimo che si è formato sulla sinistra, prosecuzione fino al livello di supporto. Poi eventualmente, ovviamente, si potrebbe anche rompere il nostro livello di supporto che abbiamo qui, ritestare lo stesso e proseguire magari con il primo target questa zona qui in mezzo, anche se sta venendo un po' confuso, prendiamo magari, ok, questo qui, con un primo target questa zona qui in mezzo, magari dopo aver chiuso appunto al di sotto di questa, molto importante stare al di sotto di questa. Vediamo che il mercato sta avendo un trend abbastanza regolare, abbastanza buono. Adesso siamo andati su, siamo andati giù, non c'è tanto consolidamento, anzi abbiamo avuto ottimi movimenti la scorsa settimana, per cui niente di cui ci dobbiamo lamentare. E, oltre a questo scenario qui, che è lo scenario bearish, appunto dopo la rottura di questo minimo, allora cancelliamo un po' di roba così non facciamo troppo casino. Ok, molto bene. Questo. Abbiamo il nostro scenario sostanzialmente bullish, perché se noi in questa zona qui, che è il nostro livello chiave, ok? Oh no, c'è sempre danni, ok. Dicevo, se noi in questa zona qui, che è il nostro livello chiave, ok? Chiudiamo al di sopra nuovamente di questa zona qui, cosa vorrebbe dire? Vorrebbe dire che abbiamo fallito la creazione di un nuovo minimo del trend in questa parte qui, questo appunto è il nostro minimo che abbiamo. Se noi rigettassimo da questa zona qui e iniziassimo ad andare a rompere questo livello, no, questo disegno male oggi, e iniziassimo ad andare a rompere questo livello qui, ok, allunghiamo ancora un po', potremmo andare a creare un supporto in questa zona. E un supporto in questa zona qui ci farebbe parecchio comodo.
farebbe parecchio comodo per prendere praticamente il trend che abbiamo sulla sinistra, questo traffico pulito che abbiamo compiuto nella seconda parte, anzi per tutta la settimana scorsa praticamente, e andremo praticamente a ritestare questa zona, sarebbe il primo target, questa zona qui che abbiamo a sinistra, eccola qui, e poi eventualmente fino in cima, fino di nuovo a 139, e mamma mia che brutto, facciamo così e facciamo molto prima. Allora, questa potrebbe essere la zona del primo target del movimento bullish, questo è il secondo target del movimento bullish, ok? Perché? Perché come vediamo bene, molto chiaramente, abbiamo le nostre candele pulite. Mamma mia, sto disegnando male perché ho la grandezza. Ecco, devo stringere. Ok, abbiamo le nostre candele libere qua sulla sinistra, pulite, traffico pulito, per cui potremmo raggiungere questa zona qui di primo target, che come vediamo anche questa è una zona molto molto grande. Qui non devo muovere se non succede un disastro. Ok. Abbiamo questa zona che è molto molto grande, 130 pips, dalla creazione di un supporto al di sopra di 135, anche un po' più giù si potrebbe creare un supporto. L'importante è non rompere questi due minimi che abbiamo formato, questo minimo e questo minimo più alto dell'altro, perché nel caso in cui li rompessimo proseguiamo bearish. Nel momento in cui invece formiamo supporto al di sopra del nostro livello chiave, il trend che dovremmo intraprendere è appunto quello bullish per andare a ritestare i massimi della settimana scorsa, è quello che abbiamo visto qua la settimana scorsa, e qui il trend sarebbe enorme, penso sui 300 punti, addirittura 330, e potrebbe essere un ottimo movimento da ricercare la prossima settimana. Per cui, secondo me, il mercato ha una bella struttura, dovremmo prepararci a una buona settimana, e appunto, poi ovviamente non possiamo prevedere a distanza di giorni quello che accadrà, ma vediamo domani, facciamo sessione di Londra, vediamo un attimino se il mercato ci dà già qualcosa, partiamo tranquilli, come sapete, di norma il lunedì di consuetudine andare un po' tranquilli, e poi ovviamente tutto gira intorno alla struttura del mercato, e quindi secondo me i movimenti plausibili per la prossima settimana sono questi. Scenderei adesso di time frame per andare a vedere i movimenti magari di Asian o possibilmente anche di Londra, ok? Io vedo che abbiamo una bella resistenza qui a 134.700, che avevo già segnato la settimana scorsa perché mi piaceva parecchio. La trovo questo che sia un ottimo livello, perché appunto, come vediamo, magari cambiamo ancora il quadratino, cioè il rettangolino, così non ci confondiamo più di tanto. Ok, bene. Per cui se noi adesso andassimo bullish, andassimo a creare ancora magari un paio di candele bullish in quella zona lì, riprendiamo il quadrato e ci siamo, ok. Formassimo qualche candela bullish in questa zona qui, ok? E rallentassimo poi sostanzialmente la nostra zona qua e iniziassimo a creare una resistenza, quindi quello che sapete bene, magari con rottura di minimi, così un paio di volte, il nostro trend potrebbe essere cambiato e noi potremmo andare a specchiare tutte le candele che ci sono sulla sinistra con un bel movimento bearish, ok? Adesso qua mi sta uscendo un candelone enorme, però ho reso l'idea, spero. Ok, quindi dovessimo formare resistenza in questa zona qui, potremmo proseguire bearish. La struttura di mercato che si sarebbe creata sarebbe clean, sarebbe un complimento, sarebbe pulitissima e bellissima. Abbiamo un bel range, come vi dicevo, poi al di sotto di questo minimo qui c'è tanto spazio, però noi concentriamoci adesso in questo momentino qua su dove ci troviamo, e noi ci troviamo in questa zona. Se facessimo resistenza appunto al di sotto di 134.700, a mio parere si potrebbero cercare dei belli short in questa zona qui. Abbiamo 50 punti di range e abbiamo questo traffico pulito sulla sinistra. Dovremmo poter raggiungere il supporto. Ovviamente la zona dove ci sono qui sulla sinistra, allora cambiamo ancora. La zona dove ci sono queste wick qui sulla sinistra potrebbe dare un po' di fastidio, quindi sicuramente se qualcuno entrasse in short da quassù a questi livelli qui dovrebbe prendere dei profitti, no? Intorno a 134.300, 134.400. Nel caso in cui invece avessimo una chiusura al di sopra di 134.700, si verificherebbe una specie di fake out di questo livello che abbiamo grande a 134.700. Riprendiamo qui.
un fake out sostanzialmente di questa zona qui, potremmo rompere, magari venire giù, creare, allora cancelliamo qui così, la rendiamo molto realistica, molto molto realistica. Questa è un po' grossa, ma vabbè. Potremmo appunto venire giù in questa zona, riprendiamo qui, perfetto. Una volta arrivati in questa zona qui potremmo fare cosa? Magari un po' di consolidamento e poi muoverci di nuovo bullish. Nel caso in cui rompessimo questo livello qui che abbiamo già visto bene, potremmo arrivare sopra, ritestarlo e proseguire. Questo qui potrebbe essere un ottimo target perché questa candela sulla sinistra, come la vediamo, è una candela che non presenta difficoltà, è molto pulita, quindi dovremmo riuscire a specchiarla nel caso in cui ci volessimo muovere nella stessa direzione al di sopra del livello 134.700. E potrebbe dar vita veramente a un'ottima operazione. E vedendo un attimo gli orari e tutto, potrebbe anche verificarsi domani durante Londra questo tipo di movimento qui. Per cui stiamo a vedere, monitoriamo la situazione. Ho formazione di resistenza qui, stare attenti poi a un eventuale punto di difficoltà qui in mezzo al range per venire giù, oppure formazione di supporto, rottura della resistenza, ritest, che abbiamo traffico pulito, primo target 135 tonni. E poi ovviamente, ma non è neanche da dire, che se una posizione runner è, la possiamo lasciare al di sopra del nostro livello qui, potrebbe fare un po' di ritest anche lei e proseguire. Abbiamo un sacco di wick da raggiungere, un sacco di zone da fillare qui sulla sinistra, per cui non è affatto male, anzi, dirò sinceramente, mi piace parecchio la struttura che ha Gigi in vista di questa settimana, per cui sono curioso di vedere come andrà. E niente, vi saluto, vi auguro buona serata, cancello questi scarabocchi. E ci sentiamo domani mattina alle 7:30 come al solito. E niente, buona serata a tutti, buona nottata e ci vediamo domani mattina. Ciao ciao. Buondì, eccoci con l'aggiornamento del breakdown mandato domenica scorsa sulla community su Slack. Dunque, come ben chiaro ai nostri occhi, vediamo che ciò di cui avevamo discusso la settimana scorsa si presenta molto bene, è successo tutto secondo i piani. Diciamo, avevamo il nostro livello chiave a 135, dicevamo questa candela weekly appunto che aveva chiuso ben al di sotto del nostro livello, ha chiuso al di sotto, poi ha creato appunto questa week di cui abbiamo parlato e ha addirittura superato le nostre aspettative. Io mi aspettavo qualche rejection in questa zona qui, magari nella giornata di venerdì, per lasciare una eventuale week da fillare la settimana prossima, però questo non è avvenuto, anzi siamo morti praticamente fino all'ultimo, quindi questa candela settimanale non ci lascia alcuna down week, ma questo lo vedremo nell'analisi poi domani sera. Andando a vedere a livello più basso, sempre riguardante l'analisi che avevamo fornito, ecco qui. Nel time frame più basso il livello era stato spostato a appunto 700, quello di prima era il livello appunto settimanale, mentre qui troviamo il livello daily, che poi va benissimo anche ad H4. Il nostro livello, come vediamo, abbiamo poi fatto questo primo movimento nella giornata di lunedì bullish, ok, e siamo andati sostanzialmente, ma poi lo vediamo tra un attimino ad H4, a creare la nostra week, ok? Poi il nostro livello chiave di 135, abbiamo avuto la nostra bella chiusura daily al di sotto di 135 ed è iniziato il nostro bel movimento bearish, ok? Siamo andati giù, abbiamo rotto questa zona, siamo arrivati fino a qui, abbiamo mosso più 300 pips. L'analisi che abbiamo fatto ha donato, tra virgolette, 300 pips e adesso scendiamo un attimino ancora ad H4 per vedere un po' più nel dettaglio, ma neanche troppo, diciamo che solo per fare un piccolo recap di com'è andata. Vediamo qui ad H4 troviamo i nostri livelli, quelli sempre dell'analisi della settimana scorsa, e vediamo che in questa zona qui sostanzialmente abbiamo creato la nostra top wick della candela weekly, ok? Che poi è andata giù parecchio. È andata a crearsi così, ok? Quindi la nostra candela weekly ha creato la sua top wick al di sopra del livello, poi quando abbiamo avuto la formazione di una resistenza in questa zona qui ad H4, sempre sotto 135, vedete, abbiamo la prima H4 ed è iniziato tutto questo bel movimento. Erano 300 punti solo il range che avevamo previsto, tra virgolette, ne ha dato qualcuno in più.
l'analisi comprendeva anche poi un movimento di questa zona qui. Adesso abbiamo questa, probabilmente la prossima zona da raggiungere. E adesso vediamo la prossima settimana come ci comportiamo qui, ma lo vediamo poi nell'analisi che manderò su Slack. E niente, comunque analisi perfetta, tutto molto 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 bene. A presto ragazzuoli, buon weekend e ci riaggiorniamo.